Mi metto qui, che diverso. Vediamo che sta da bene, quindi facciamo un po', insomma. Vedremo. Siediti se vuoi, perché detto fra noi, fra un po' ti faccio un'intervista. Non devi preoccuparti se i tuoi pensieri vanno a destra, al centro, da sinistra. Devi truccarti un po', sembri un gufo sul comò, però sei il primo della lista. Che ne so, ti dirò, mi importa solo che tu non mi faccia il qualunquista. Molti si saranno chiesti, vedendo i manifesti, leggendo le notizie che i media hanno messo in circolo in questi ultimi giorni, come sia stato possibile che un personaggio importante dal punto di vista culturale ed anche artistico, comunque in ogni caso popolare, sia stato portato, non di peso, ma con la sua grande gioia e felicità, ad Apiro. Perché ad Apiro, se molti non lo sanno, quei pochi che non lo sanno, sta per svolgersi un convegno internazionale di studi, Letture dell'Inferno di Roberto Benigni. Attenzione! Saranno due convegni che si svolgeranno nel pomeriggio del 6 e nel pomeriggio del 7, i quali saranno conclusi da due interpretazioni di due presenze di Benigni su due canti dell'Inferno. Per sapere che potere contrattuale ha, diciamo, Apiro come città, abbiamo chiamato l'assessore alla cultura e turismo del comune di Apiro, che è Nadia Sparapani. Nadia, come è stato possibile far venire Benigni, che sappiamo sempre operato di impegni e che segue, studia, oltre che la Costituzione, anche il suo Dante, sempre più da presso, e portarlo ad Apiro e farlo partecipare a questo convegno? Qualche alchimia? Sicuramente sì, abbiamo un segreto che adesso ci svelerà. Che adesso vi svelerò chiaramente. Ci tengo comunque a precisare che Benigni viene a titolo gratuito, perché abbiamo comunque, questa è la seconda volta che Benigni viene in Apiro. Abbiamo già ospitato Roberto Benigni in un altro convegno che si è tenuto 3 anni fa. E ricordo che in quel contesto si erano anche sviluppate delle polemiche, o comunque dei dubbi, come è possibile Benigni Apiro. Ecco, ci tenevo a precisare che comunque lui viene a titolo gratuito, perché comunque la nostra città non avrebbe mai potuto sostenere un cachet. Magari, cioè. Esatto, quindi qual è il segreto? Il segreto si chiama, ha un nome, un cognome, è il professor Franco Musar. Professor Franco Musar è un professore dell'Università di Lovagno, ma è un apirano doc, lo definirei, nel senso che lui è molto rispettoso delle sue origini e proprio questa memoria delle sue origini ha reso possibile questo miracolo, dico io. Ma perché lui è in buon rapporto con Benigni? Lui è in buon rapporto con Benigni perché, essendo comunque un profondissimo conoscitore, studioso della letteratura italiana, hanno avuto modo nell'arco della sua carriera di incontrarsi. Anche di confrontarsi magari. Confrontarsi, incontrarsi, parlare. E quindi la richiesta a Benigni è stata fatta dal professor Musar a titolo, ecco, di amicizia, diciamo così, tanto che quando gli è stato chiesto la prima volta, chiaramente Roberto Benigni non sapeva nemmeno dove fosse Apiro, cosa fosse, insomma, questo. E quindi abbiamo organizzato questo primo evento 3 anni fa con grande gioia, grande entusiasmo, grande coinvolgimento del paese e di tutti. Ecco, e probabilmente anche Benigni ne è rimasto entusiasta, altrimenti non credo che avrebbe accettato. Sì, credo di sì, credo proprio di sì. Benigni ne è rimasto entusiasta, è stata una bellissima esperienza, era ottobre anche nell'altra edizione, una bellissima giornata di sole, un bagno di folla quando lui è arrivato in Apiro, insomma,
è stata un'accoglienza calorosissima, ma anche il convegno è andato molto bene. Avevamo degli studiosi molto coinvolti, comunque appunto era, il titolo del convegno era il mio Dante, no? Abbiamo anche fatto, sono usciti degli atti. Da cui poi sono usciti degli atti. Sono usciti degli atti. Tra l'altro il mio Dante viene in questi atti, chi li vorrà potrà trovarli probabilmente presso il comune di Apiro. È interessante perché viene studiato Dante non soltanto come poeta, ma che Dante visto da Benigni, attraverso la lente, diciamo, di Benigni, anche dal punto di vista umano, dal punto di vista filosofico, dal punto di vista di rapporto, sia con quello che era il pubblico, fra virgolette, dell'epoca, sia con quello che è oggi il fruitore. Vero, mi sbaglio? Sì, il mio Dante è un convegno che si snoda appunto intorno all'interpretazione che Benigni fa della Divina Commedia. Quindi diciamo così, cioè, Dante è il protagonista, ma lo è anche Roberto Benigni. Roberto Benigni è stato, chiaramente dopo queste letture che ha fatto della Divina Commedia e l'opera Omnia, è stato anche oggetto, no, di valutazioni, diciamo così, più e che di critiche. Sono state anche negative, vero? Delle valutazioni, ma che poi i letterati normale, fanno a seconda della propria interpretazione, esatto, della letteratura, certo. Per cui chiaramente abbiamo trovato chi reputa comunque l'opera, di, cioè questo trasferimento di questo messaggio della Divina Commedia al pubblico, cosa positiva o anche meno positiva, insomma, per quanto parlando con il professor Franco Musarra, lui reputa assolutamente che la forza di Roberto Benigni è quella di interpretare la Divina Commedia in una maniera eccellente, e la sua forza è stata anche quella di riuscire quindi a trasferire questo messaggio che Dante cela in quest'opera, a trasferire anche ai giovani, alla massa, alla popolazione tutta, insomma, quindi c'è stato questo avvicinamento di quest'opera eccelsa a tutta la popolazione. Ecco. Quindi. E quel convegno fu fatto in occasione dei 750 anni della nascita del poeta fiorentino. Io all'assessore voglio chiedere una cosa, come ha fatto una parola magica, giovani? I giovani, sai, sono il futuro, ma sono anche il presente. I giovani qualche volta bilanciano, se volete indirizzano magari certe scelte che fanno parte di quello che è il lavoro anche dell'assessore alla cultura. Questa roba è per giovani, soprattutto nelle scelte che si debbono fare quando si organizzano eventi che vanno dal 1 di gennaio al 31 dicembre e poi soprattutto investono l'estate. Ecco, come li vedi i giovani oggi? Come bisogna, come si deve lavorare per loro? E per in Apiro cosa fate soprattutto nel periodo estivo, che Apiro diventa veramente un vulcano? Sì. Beh, per i giovani iniziamo col dire che cosa facciamo in Apiro. In Apiro c'è un festival che si chiama Terra Nostra. Che oramai ha 48 anni, anche, effetto, insomma, quindi, non è giovanissimo. Più o meno l'età mia, qualcosa. Più o meno la mia, diciamo così. No, va bene. Comunque, il Festival Internazionale del Folklore attira tantissimi giovani perché comunque è musica, è danza, è anche, colori. Quindi coinvolgente. È molto coinvolgente dal punto di vista artistico, certo, e anche dal punto di vista enogastronomico, diciamo così. Anche dietro al Festival Internazionale del Folklore c'è un lavoro enorme fatto da volontari, c'è un'associazione che si chiama Urbanitas, che è l'associazione del gruppo folcloristico, sono ragazzi che lavorano quasi tutto l'anno per preparare l'edizione successiva. Si lavora a stretto contatto con l'amministrazione, chiaramente l'evento è del comune, ma grazie al lavoro di tantissimi volontari comunque che si riesce a portarla avanti. Quindi i giovani è una parola magica, sì, non pensiamo che ai giovani serva solo divertimento, serva solo svago e non serva la cultura. Secondo me il segreto è quello di poter riuscire a fare degli eventi culturali, anche profondamente culturali, magari diversamente, nel senso che delle opere che possono essere considerate obsolete perché antiche, perché pesanti, perché comunque non comprensibili da una mente giovane, il segreto sta proprio nel trovare la forma
per avvicinare, per proporre l'opera in una maniera che i giovani possano comprendere e trovare anche un interesse e un divertimento nel capire certe situazioni. E siete voi che organizzate per esempio la stagione di prosa? La stagione di prosa l'organizza sempre, sì, è sempre a stretto contatto con il comune, lavora un'associazione che si chiama Le Montagne di San Francesco, sempre a Pirana, sempre di Apiro. C'è si una... dice Pirana, no? A Pirana. Perfetto. Sì, sì, va benissimo. No, perché mi ha fatto prima una lezione di accenti e c'è E quindi anche qui abbiamo dei ragazzi, quindi di Apiro, soprattutto lei che è artefice di tutta la stagione teatrale, molto brava, che ci cura, insomma, Fiorenza Montanari, e sarà ospite qui a breve, sì. Perché l'ho già contattata, ma al di fuori di questo, l'ho contattata come persona, sì, che segue il teatro, sì, quindi questo, sì, mi fa molto, sì, piacere. Quindi nella nostra amministrazione, insomma, ci sono stati sempre loro, sono dei ragazzi giovani con tanta volontà e se la inviterai anche lei ti dirà, insomma, c'è questa difficoltà nel cercare di capire qual è il filone giusto per attrarre giovani a teatro. Sì. E questo è importante, perché il teatro è un'altra delle cose che, come ben sapete, noi abbiamo nella nostra regione 1,5 milioni di abitanti circa, abbiamo circa 100 teatri, ma 100 teatri su 1,5 milioni di abitanti sono tanti. Ma io parlo di 100 teatri che lavorano, che sono una mosca bianca in, sì, mezzo. Sono dei teatri anche bellissimi, quelli della nostra regione. Il Mestica Arte, io, no? Non lo conosco, di Apiro chiaramente, però credo che comunque abbiano tutti un po' lo stesso comune denominatore, sì, siano stati realizzati o fatti da famiglie... che le famiglie sensibili, cioè, famiglie sensibili a certi aspetti, esatto, e quindi sono stati realizzati con molta molta cura. Con molta cura. I restauri, io parlo per quello di Apiro, sono stati fatti anche con la stessa cura e dedizione. Adesso ritorniamo un momentino, sì, al discorso, perché giustamente, e secondo me è anche giusto, Musarra, quando ha proposto, credo, al comune di Apiro, facciamo anche questi due convegni, e verrà anche Benigni, lui ha avuto l'occhio lungo e poi venite, però il convegno lo dovete seguire, perché ha aperto in due giornate, una si svolgerà in Apiro, l'altra si svolgerà al Teatro Pergolesi di Jesi, con la stessa modalità ma non con gli stessi relatori, perché sarà un percorso è un po' diverso, differente, questo... E ad Apiro ci sarà una cosa, Benigni, sì, in chiusura, a Jesi ci sarà la stessa cosa, con Benigni in chiusura anche a Jesi. Beh, credo che abbia fatto un'opera molto meritoria, soprattutto per quelli che vengono da ogni parte d'Europa, perché d'Europa, sappiamo che vengono, sì, studiosi da ogni parte d'Europa per seguire queste due giornate. Come vi sentite ad essere nella lente di ingrandimento di una cultura che travalica i confini, sì, non solo della regione e neanche dell'Italia stessa? Sicuramente ci sentiamo orgogliosi del nostro territorio, orgogliosi delle persone che ci aiutano, orgogliosi di personaggi come Franco Musarra. La prima edizione del convegno si è svolta interamente in Apiro, invece, come diceva lei, questa volta ci siamo dovuti organizzare diversamente. Apiro ha subito dei danni dal terremoto, per cui ecco che non avendo più delle strutture adeguate per poter accogliere un pubblico, insomma, abbastanza elevato come è stato nella precedente edizione, abbiamo pensato di coinvolgere la città di Jesi. Perché Jesi? Insomma, perché magari qualcuno se lo può anche chiedere. Jesi perché... Sì, se lo chiede. Sì, se lo chiedono in molti. Perché? Perché Jesi comunque è un... Noi, nonostante la diversità della provincia, perché Apiro è Macerata, comunque Jesi è Ancona, ci sentiamo molto vicini alla città di Jesi. Siamo vicini anche geograficamente, ma Jesi è comunque un comune che, e soprattutto questa amministrazione, ci sentiamo partner, insomma, accoglie con benevolenza anche il discorso del Terra Nostra in Tour, quindi molti gruppi che vengono in Apiro d'estate poi si esibiscono
esibiscono anche gli esi, per cui diciamo si è creato negli anni una certa sinergia di intenti, si lavora ecco, con gli stessi obiettivi. Quindi questo è il motivo principale per cui si è scelto Jesi. Chiaramente la città di Jesi è stata ben felice insomma, di avere Benigni domenica presso il loro teatro, per cui abbiamo diviso i relatori in due gruppi. I relatori vengono da tutta Europa, sono tanti, sono diversi e di un livello culturale molto alto. E si svolge in due giornate proprio per evitare insomma, di fare un doppione, cioè li abbiamo divisi in questo senso. Insomma, gli interventi saranno completamente diversi. Esatto, interventi e relazioni su tematiche completamente diverse. Le due giornate sono giornate importanti, interessanti, tantissimi relatori, come diceva l'assessore Nadia Sparapani. Ricapitolo, il 6 in Apiro, alle ore 14.30, poi in chiusura di convegno presumibilmente intorno alle 19.30, sì. Ci sarà Benigni e la stessa cosa avverrà il giorno successivo a Jesi, stessa ora 14.30 al Pergolesi, in chiusura. Cosa leggerà, cosa proporrà e perché eventualmente quei canti lì? Allora, in Apiro si argomenterà intorno all'ottavo canto dell'Inferno, mentre Jesi è il 26esimo. Questi due canti li ha scelti Benigni stesso o Musarra? Professor Musarra li ha scelti. Benissimo. Allora, adesso invece parliamo un momentino, perché questo è un evento, organizzare questo evento e starci dietro, c'ha un team sicuramente affiatatissimo, perché non è facile tenere rapporti né con i media né poi materialmente essere lì, perché poi è la Benigni. Ma questo deriva all'assessore Sparapani anche un po' da quello che è la sua attività principale, o quanto meno il suo pensiero, non voglio parlare di lavoro, perché lei organizza all'atere, se si può dire, anche nella vita, eventi, sta dietro all'organizzazione di eventi particolari, dai matrimoni in giù o in su, quello che vuoi. Ma fermiamoci un momento sul discorso dei matrimoni. Ma non è che c'è un calo nei matrimoni, da quello che si legge, si sposano tutti di meno e quindi vi tolgono lavoro? No. C'è un calo di matrimoni sicuramente, però ha cambiato la modalità di organizzare un matrimonio. Oggi come oggi c'è un'attenzione particolare all'immagine, come in tutte le situazioni, per cui ecco che entra in gioco una figura come la mia, come quella di tante altre insomma, persone che fanno questo lavoro, e che aiuta a organizzare il matrimonio nei minimi dettagli. Insomma, anni fa il matrimonio si organizzava, era organizzato quando? Quando avevi scelto il fotografo, il ristorante e il fioraio, più o meno era questo. Però una volta c'era l'incombenza della casa, insomma si doveva preparare la casa prima del matrimonio. Adesso la casa non è più un elemento fondamentale, per cui magari i ragazzi possono già convivere o stare in affitto, insomma, oppure hanno la casa, però è scomparso questo aspetto della casa, mentre si fa più attenzione a quelli che sono tutti i dettagli che ruotano intorno al matrimonio. Quindi si deve trovare fondamentalmente un fil rouge che accompagni tutti i vari momenti della giornata, quindi partendo dall'invito di nozze che curate voi, che curiamo noi con una grafica specifica, certo. E fino alla festa finale, fino alla bomboniera, fino al taglio della torta, il fotografo. C'è tutta una scelta curata del mood, dello stile, dei colori, e ecco che i matrimoni sono di meno, però insomma c'è un lavoro diverso dietro. Ma i matrimoni rispecchiano i tempi, perché i tempi, ogni cosa che si fa, lo vedete sui social, per esempio, diventa un evento, poi del bene o nel male, molto spesso sono cose da cassare, altre volte sono cose da mettere in rilievo. I matrimoni adesso tendono ad essere un evento, non è soltanto una festa di due persone che col lancio poi del bouquet di fiori, non credo almeno. I matrimoni sono un evento, io comunque la vedo da un punto di vista di opportunità turistiche anche per la nostra regione. L'attrattiva che ha una regione o che può avere di portare comunque delle persone straniere a sposarsi da noi
Ah, un... da George Clooney a tanti altri, per a dire. Tanti altri, quindi c'è comunque una valorizzazione del territorio e un aumento del PIL sicuramente. Quindi secondo me, ecco, il matrimonio va rivisto, va visto in quest'ottica fondamentalmente. Quindi apriamoci, insomma, sono cambiate le modalità di sposarsi, adesso va di moda il matrimonio simbolico, per cui ci sono anche degli australiani che vogliono venire a sposarsi a Porto Novo. E come dicevi giustamente tu, esalta... anche le bellezze locali, esatto. Bellezze storiche, le architettoniche e soprattutto. Architettoniche. Quindi anche quello si avvicina un po' al discorso della cultura, perché? Perché se io ho una bellissima abbazia del 1000, perché no, mi entra nel quadro generale del matrimonio arricchendolo di elementi storici preziosi, architettonici, quindi tutto confluisce nella bellezza dell'evento. E secondo me questo aspetto, insomma, tutti i paesi, le città italiane, insomma, lo stanno recependo, bisogna capirlo, bisogna offrire il nostro patrimonio e valorizzarlo, e questo creare eventi e attrarre persone straniere è un modo per valorizzarlo. Ultima domanda a Nadia Sparapani, assessore alla cultura e al turismo in Apiro, e alla domanda delle 100 pistole. È una cosa detta fra noi, come sì. Il titolo proprio della nostra trasmissione. Quando hai saputo che avresti avuto da organizzare insieme, sì, ovviamente, certo. questi 2 giorni su Benigni, di la verità, che cosa hai provato? Paura, entusiasmo? Ti sei cacciata da qualche parte dicendo come farò a mettere insieme tutte queste cose o meno? La verità? Allora, no, la verità è questa, che ho pensato a Franco Musarra, che è un vulcano di idee. Non sì, ma qualche volta è meglio spegnere questi vulcani, no, scherzo. Oddio. La mia battuta, certo. Il discorso è questo, dietro un grande evento c'è sempre un grande lavoro. Nella prima edizione noi abbiamo organizzato tutto interamente in Apiro con le nostre forze, abbiamo anche avuto come ospite graditissimo l'ex presidente della Camera, per cui immagini il lavoro che c'è stato quando si sposta un presidente della Camera, comunque richiede certe attenzioni. Quindi la prima volta nell'organizzare il primo evento ero mossa dall'entusiasmo, dalla gioia, dalla curiosità anche, e finito l'evento ho fatto una valutazione di quanto lavoro c'è stato dietro, grazie comunque a tutti, certo. Tutti i ragazzi che ci hanno aiutato, perché c'è stata tanta disponibilità. Nel momento in cui mi hanno comunicato che c'era questa seconda edizione, sono stata felice, chiaramente, ho pensato a Franco, e Franco, insomma, è inesauribile, quindi va benissimo, probabilmente ci sarà anche una terza edizione, adesso io non lo so, cioè non vuole essere anticipazione, perché certo. Non so nulla, però immagino, insomma, lo spirito di Franco è inesauribile, veramente, per cui sono stata, no, veramente felice, però... avendo fatto una valutazione, insomma, dell'impegno che ci era costato, e avendo fatto una valutazione dell'attuale situazione di Apiro con queste problematiche legate al terremoto, ecco, ci siamo subito attivati con il sindaco per cercare anche uno sposo. Qualcuno che ci aiutasse. Però. Ecco perché io ringrazio anche tutto il team, lo staff della Fondazione Pergolesi Spontini, perché è lì che si svolge, che loro, insomma, seguono tutto il discorso della stampa e le relazioni con i media, via dicendo. Per cui ecco, c'è stato questo supporto che sicuramente ci ha aiutato molto in questa seconda edizione. Poi fare cultura nei paesi piccoli potrebbe essere difficile a volte, proprio perché non si hanno a disposizione delle risorse professionali magari specifiche, quindi è chiaro che la fatica è doppia, perché comunque ti devi calare in un ruolo che non è tuo. Secondo me non c'è differenza nel fare cultura tra un paese grande e un paese piccolo, no, ma è però ottimizzare i tempi, ottimizzare gli incontri. È chiaro che si fa cultura perché è un voler rimanere legati, insomma, alla storia, e è un discorso legato alla memoria. La memoria forse ne abbiamo più nei paesi, nei piccoli centri, perché
dove in un paese che ha un valore architettonico e culturale elevato c'è meno dispersione di questi elementi. In una città dove ci può essere più contaminazione è più difficile a volte fare cultura, dipende, insomma, poi nei paesi piccoli chiaramente non si hanno a disposizione le risorse, per cui ecco, insomma, bisogna conciliare i vari aspetti. Bene, abbiamo sentito Nadia Sparavani, assessore alla cultura e al turismo in Apiro, e di come sia riuscita, insieme ovviamente a tutto lo staff che l'affianca, a realizzare due giornate su Dante Alighieri e due recite, chiamiamole così, di Benigni, sia il 6 in Apiro, 6 ottobre, che il 7 al Pergolesi di Jesi. Che vogliamo di più? Aspettiamo tutti quanti voi, incontreremo, spero, ancora Nadia Sparapani per parlarci di cose future. Alla prossima volta. Metto qui. Siediti se vuoi, perché detto fra noi, fra un po' ti faccio un'intervista. Non devi preoccuparti se i tuoi pensieri vanno a destra, al centro, da sinistra. Devi truccarti un po', sembri un gufo sul comò, però sei il primo della lista. Che ne so, ti dirò, mi importa solo che tu non mi faccia il qualunquista. Detto fra noi ci sta anche meglio, insomma.